Bentornati sul canale di Giorgio Oliva Box. Adesso andrò a fare un video in cui vi insegnerò il modo più efficace per imparare il movimento di gambe e piedi nel pugilato. Io ho una mia tecnica e ve la insegnerò. Comunque, il modo più efficace per imparare questo movimento è praticare spesso e volentieri, continuare a provare e imparare il movimento corretto. Prima di procedere con il video, vi voglio chiedere: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per stare aggiornati per i prossimi video e soprattutto condividete il video con i vostri amici per poter far crescere il mio canale. Tanto non vi costa nulla. Veniamo a noi. Adesso vi spiego il mio metodo di allenamento per insegnare ai ragazzi come muoversi con le gambe e i piedi. Allora, io per insegnare il movimento ai ragazzi degli spostamenti con i piedi uso di solito dei cerchietti. Questi cerchietti sono molto utili per darci un punto di riferimento. Quindi, se siamo guardia sinistri, ci metteremo in guardia sinistra e faremo gli spostamenti in guardia sinistra. Se invece siamo dei guardia destra, ci metteremo in guardia destra e faremo gli spostamenti in guardia destra. Nulla toglie che se volessimo imparare anche la guardia rovescia, quindi siamo dei guardia sinistri e vogliamo imparare gli spostamenti con la guardia destra, nulla ci impedisce di provare a fare questa tecnica per imparare la guardia rovescia o la falsa guardia. Quindi ci mettiamo con i piedi con la giusta distanza, vi lascio il link del video in descrizione di come posizionarsi con la guardia e anche la playlist delle basi della box. Ok, adesso partiamo con il nostro allenamento. Posizione di guardia, lo spostamento è semplice. Parto col primo piede che deve andare nella direzione in cui mi voglio spostare. Quindi, se devo spostarmi per andare avanti, il primo piede che partirà sarà il piede anteriore, che sarà questo, e poi quello posteriore. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine, perché alla fine vi svelerò un piccolo trucchetto per riuscire a imparare molto bene questo esercizio. Seconda cosa, se vado indietro, primo piede, secondo piede. Primo piede, quello posteriore, secondo piede, quello anteriore. Okay? Se vado a sinistra, il primo piede che si sposterà sarà il sinistro. Se vado a destra, il primo piede che si sposterà sarà quello destro. Questo è la base, perché non ci dobbiamo trovare incrociati o troppo corti, e così via dicendo. La posizione è quella deve rimanere. Ok? Quella è la posizione. Mi raccomando che il piede, il lavoro del pugilato, si lavora sull'avampiede. Cosa vuol dire lavorare sull'avampiede? Vuol dire che sta appoggiato la parte anteriore del piede e il tallone è leggermente sollevato. Il tallone deve avere tipo un cuscinetto d'aria tra sé e il terreno. Questo per poter far migliorare i movimenti, anche perché in un spostamento più avanzato, che potrebbe essere il perno, se noi abbiamo il tallone appoggiato, il tallone ci farà attrito, quindi non riusciremo a ruotare velocemente. Invece di fare questo, faremo tipo questo, trascina, fa attrito e non riusciremo a fare un perno veloce. Invece se siamo sull'avampiede, il perno ci riuscirà molto più veloce, perché il piede riesce a ruotare. E questa è una cosa semplice. Quindi utilizzeremo i cerchietti per avere un punto di riferimento. Una volta che noi abbiamo imparato il movimento con i cerchietti, quindi siamo diventati abbastanza bravi e facciamo poche correzioni nel movimento, quindi sappiamo farle bene senza guardare i cerchietti, continuiamo a fare questo tipo di movimento senza guardare i piedi e senza guardare i cerchietti, guardiamo dritti davanti a noi, vuol dire che bene o male il nostro corpo ha memorizzato il movimento. Cosa faremo? Toglieremo i cerchietti e faremo il movimento senza. Ok? Vi ricordo una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, che il piede non va trascinato quando faccio i spostamenti. Cosa vuol dire che non va trascinato? Se io faccio uno spostamento in avanti con il movimento delle gambe, non posso fare questo, che questo porta via tempo, faccio più fatica, sto trascinando. Vi ricordo che vi ho detto prima che piede dietro che spinge l'azione della gamba anteriore, quindi sollevo leggermente e vado in avanti.
sono molto più rapido nei movimenti, ok? Non trasciniamo i piedi, ma lo solleviamo, ci spostiamo sollevando il piede. Vi chiedo di nuovo, se non siete iscritti, lì in basso a destra c'è il mio logo, cliccateci sopra, c'è scritto iscrivetevi, schiacciate, mi iscrivo e attivate la campanella per restare aggiornati con i miei video, ok? È molto semplice, si va lì con la puntina del mouse, tic, si schiaccia e viene fuori iscritto. Mi raccomando, fatelo, anche perché stiamo raggiungendo la soglia dei 500 iscritti e mi farebbe piacere raggiungerla. Restate a guardare il video che alla fine vi dirò il piccolo segreto. Però prima vi voglio dire, secondo me, quali sono stati i pugili che hanno fatto, diciamo, la storia nel movimento delle gambe. In primis, colui che ha fatto la storia nel movimento delle gambe, penso che lo conoscerete tutti, è Muhammad Ali, col movimento del doppio passo. Io non sono molto veloce a farlo come Falero, però e poi portava il colpo, ok? Questo era il grande Muhammad Ali, che ha fatto questo movimento, il cosiddetto doppio passo o soufflé, se non sbaglio che si chiami così in inglese. Comunque, questo era Muhammad Ali. Un altro pugile, che secondo me ha fatto un po' la storia dei movimenti nel pugilato, è stato Mike Tyson. Mike Tyson perché cambiava gli angoli con cui entrare quei colpi. Quindi lì, switchava e boom, colpiva col montante interno. Ok? Quindi faceva questi movimenti per cambiare gli angoli dell'avversario quando era ravvicinato per poter schivare i colpi e entrargli da un angolo diverso per prenderlo con scoperto sul fianco o nel viso col gancio. Comunque movimenti molto veloci e circolari a mezzaluna intorno all'avversario. Attualmente, secondo me, parere mio, poi ognuno può avere la sua opinione, pugile che attualmente ha il miglior movimento di gambe, secondo me, è Vasyl Lomachenko. Attualmente non lo batte nessuno sul movimento di gambe, anche perché è un fantasma. Te lo trovi davanti, fa un perno e te lo trovi di fianco senza che te ne accorgi. E molti incontri li ha vinti in questo modo. Andando avanti all'avversario, poi faceva questo perno velocissimo, l'avversario non faceva neanche tempo sta lì dietro e lui lo colpiva, lo attaccava e l'avversario logicamente si trovava in difficoltà. Per me attualmente è lui quello col miglior movimento di gambe. Questo per farvi un elenco di alcuni pugili che hanno avuto un gran movimento di gambe, tra cui Muhammad Ali in primis. Secondo, Mike Tyson, che ha fatto la storia, anche lui con questo switch, e Vasyl Lomachenko con il discorso dei perni, la velocità dei perni che ha, che secondo me è uno molto veloce. Ma adesso vi svelerò il piccolo segreto che vi avevo promesso. Allora, tornando al movimento di gambe, sempre prendendo i nostri due cerchietti, se abbiamo difficoltà a coordinarci col movimento, cosa facciamo noi? Contiamo lo spostamento. Quindi noi sappiamo che l'1 è la prima gamba che si deve spostare e il 2 è la seconda gamba che si deve spostare. Quindi quando io conto 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Così da memorizzare che l'1 è sempre la prima gamba che si deve spostare. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Facendo questo, ripetendolo come mantra sulla nostra testa, abitueremo il nostro corpo a fare questi movimenti sincronizzati. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da poter essere più sincronizzati possibili. Vi ricordo che se voi avete una buona coordinazione di gambe, la parte sopra di conseguenza sarà ben coordinata con la parte sotto. Più coordinati siete con le gambe, più i vostri colpi saranno veloci e precisi. Questo ve lo assicuro. Questo era il piccolo trucchetto che vi volevo insegnare. Vi ho fatto un video per migliorare il movimento di gambe. Allora, condividete il video con i vostri amici. Se questo video raggiungerà i 100 like, ok, vi farò un video specifico per migliorare la stabilità di gambe sulla box. Vi sentite strani, ogni squilibrio,
un disequilibrio con voi stessi, quindi c'è un metodo per migliorare questa sensazione. Se questo video raggiungerà i 100 like, io vi farò vedere come migliorare la stabilità di gambe. Semplice. Senza fare differenze, vado in ordine alfabetico a elencare i canali dei miei amici. Il primo canale che vado a elencarvi è del mio amico Dennis, che ha il canale che si chiama Pallino Cat, che va a parlare di gatti, ok? Ha fatto un video del mio gatto che fatalità ha i colori degli occhi diversi e ha fatto un video specifico che spiegava questa differenza. Vi lascio il link in descrizione del suo video che parlava di questo argomento. Il secondo canale che vi voglio elencare è quella di Elena Baldacci, naturopata Elena Baldacci, benessere per passione, in cui mi ha fatto un'intervista su alcune cose che riguardava l'allenamento fisico, e anche qui vi lascio il link in descrizione della mia intervista e del suo canale, logicamente. Il terzo canale che vi volevo lasciare in descrizione è Lucio Messina, casalingo in cucina, in cui sono andato a trovarlo, mi ha preparato un ottimo spritz che, come da buon veneto, ho apprezzato molto, e mi ha preparato un'ottima carne di cavallo che ho mangiato molto volentieri. E vi lascio anche qui il video in descrizione. Vi chiedo di iscrivervi anche al mio di canale, se non siete iscritti, attivate la campanella e schiacciate il pollice verso il su per salvare il gladiatore. Mi raccomando. Level to the game, all of those dark nights I got then breaking my back to make it out, got me feeling like